Ciao, sono Lucrezia per i Gossipari TV. Lascia un mi piace, iscriviti e attiva le notifiche a campanella. Per noi è importante per mantenere vivo il canale. Jade e Edward sono una coppia sposata che, ai loro amici e familiari, sembra avere tutto. Jade lavora in una ditta di marketing, mentre Edward fa il cardiochirurgo. Tuttavia, in privato, Edward è emotivamente e fisicamente violento nei confronti di Jade. Edward strappa un vestito che Jade ha comprato da indossare per accettare un premio al suo lavoro e la colpisce. La soffoca e la lancia attraverso la loro camera da letto mentre la accusa di tradirlo con il suo collega, Liam. Edward esige che Jade lasci il suo lavoro se non può lavorare da casa. Ma Jade invece impacchetta le sue cose il giorno seguente e sgattaiola fuori di casa con Kyla per trasferirsi da lei. Edward aggredisce Jade dopo aver visto i documenti del divorzio nella sua auto. Un giorno, dopo che Jade lascia il lavoro, un uomo con un trench si avvicina a lei e le punta una pistola, ma si allontana dopo essere stato quasi notato da Liam. A casa di lei, Jade rivela a lei che Edward ha abusato di lei e che pensa che Edward stia cercando di farla uccidere, ma che non può denunciarlo alla polizia perché Edward la dipingerebbe come pazza e avrebbe Sean per proteggerlo. Quando lei e Kyla escono di casa per andare al parco il giorno dopo, un sicario arriva per uccidere Jade. Edward, avendo ordinato il colpo su Jade, arriva a casa di lei, solo per trovare Jade scomparsa e la cucina distrutta e coperta di macchie di sangue. Nel frattempo, Jade affitta una stanza in un motel. Un flashback mostra che, prima dell'arrivo del killer, Jade si è tagliata le mani e si è lanciata in giro per la cucina per far sembrare che ci sia stata una lotta, e che il killer si è presentato dopo che Jade era già andata via. Jade prende diverse misure per tormentare psicologicamente Edward, tra cui mandargli il video del loro matrimonio da un numero sconosciuto, prenotare una cena di anniversario al ristorante preferito di Edward, dove lascia un bouquet di fiori bianchi, sostituire le diapositive di una presentazione che lui ha fatto per il lavoro con immagini di un teschio, sovrapposte al volto di Jade, e intrufolarsi in casa sua per lasciare il suo vestito strappato sul suo letto e riempire il suo armadio con i suoi vestiti. Jade segue il killer fino al suo appartamento, dove si intrufola e viene a sapere che è un detenuto in libertà vigilata di nome Donald. Donald viene affrontato da Edward nel suo appartamento perché Jade è ancora viva. Prima di accorgersi che Jade si nasconde fuori, le corre dietro solo per essere fermato dai suoi agenti di custodia. Edward sviluppa un problema di alcolismo e inizia a mostrare segni di scivolamento, come lo strangolamento della sua nuova ragazza, Diane, dopo averla confusa con Jade, dimenticando di andare a prendere Kyla dalla sua babysitter, ed essendo troppo malfermo per eseguire un intervento chirurgico che lo fa licenziare dal suo lavoro. Nel frattempo, lei riceve una lettera da Jade, che le fa sapere che è ancora viva e salva. Jade continua a tormentare Edward falsificando le foto del suo stesso corpo morto e inviandole alla polizia, suonando la loro canzone sull'altoparlante Bluetooth di Edward e riempiendo la cucina di Edward con fiori bianchi, dopo una veglia a lume di candela per Jade, dove Edward quasi cattura Jade tra la folla durante il discorso di lei, lei guida fino alla stanza del motel di Jade, ma viene inconsapevolmente seguita da Edward. Entra nella stanza per affrontare Jade e tenta di soffocarla, ma viene fermato da Sean, che lo tiene sotto tiro. Edward viene arrestato e Jade torna a casa da lei e Kyla. Thank you.